Vi faccio vedere quello che ci siamo detti ieri sera. Io gli ho chiesto: ci sono novità in materia di diritto d'autore applicato al mondo dell'intelligenza artificiale generativa? Non ho messo il punto di domanda, ma lui ha capito che era una domanda. Sì, ci sono tante diverse, e mi ha detto una pappardellona di cose che in realtà un po' le sapevo già, ma la cosa è, in sintesi, l'intelligenza artificiale generativa può essere definita come un algoritmo che ha la capacità di creare contenuti originali. Come immagine, scusate, solleva alcune questioni. In particolare riguardo alle questioni di chi possiede il diritto d'autore sulle opere create dall'algoritmo. In molti paesi il diritto d'autore è assegnato al creatore dell'opera, che è quello che siamo arrivati a concludere in queste quasi 2 ore insieme. Tuttavia, quando si tratta di opere generate da un algoritmo, la questione diventa più complessa perché non c'è un autore umano riconoscibile. Alcune giurisdizioni hanno iniziato a considerare l'AI come un autore legale, con i diritti di copyright assegnati al proprietario dell'algoritmo. E a me qua si girano le vene, perché è esattamente il contrario. Cioè, OpenAI diventa titolare dei diritti d'autore di tutta sta roba, di tutto quello che viene generato. Nel marzo 2021, eccola, la Corte d'Appello degli Stati Uniti per il nono circuito ha deciso che il proprietario di un'intelligenza artificiale generativa può rivendicare il copyright sulle opere create dall'algoritmo, poiché il proprietario dell'algoritmo è l'autore legale dell'opera. In generale, il dibattito sul diritto, bla bla bla. Allora io a un certo punto inizio a punzecchiare e dico: come fai ad affermare una cosa del genere dato che i tuoi termini d'uso sostengono il contrario? E si comincia a scusare, a dire: ma no, ma sì, scusa, non volevo fare confusione, non posso affermare, e comincia a difendersi, a dire: io non sono un legale, perché? Perché l'hanno addestrato a dire così. Se ti punzecchiano su questioni legali, tu di che stai dando solamente delle informazioni. Io, no, ma io non, so, no, non posso fornire consulenza legale o professionale specifica. E io insisto. Dico, la tua risposta non è stata utile. Hai girato attorno al problema. Siamo qui, eh? Ti ho fatto notare che la risposta alla mia precedente domanda si trova facilmente nei termini d'uso di OpenAI. E tu mi sei andato a... Allora, lei mi ha citato una parte dei termini d'uso che dicono che lei non può fare consulenza legale. E io vado avanti, mi si scusa ancora. E io non voglio creare situazioni di fraintendimento, mi dispiace, qua, 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 bla, bla, bla. E gli dico: no, non ci siamo, stai citando i termini d'uso di OpenAI per sostenere che non puoi fornire consulenza legale, ma questo aspetto non mi interessa. Io sto cercando di farti notare che nei termini d'uso di OpenAI si dice: subject to your compliance, OpenAI Arabi assigns to you all its rights, quello che abbiamo visto prima, cioè OpenAI attribuisce a te tutti i diritti, titoli, interessi sull'output. Questo significa che, e l'avete già letta nelle slide, si scusa e mi dice: hai ragione. Il paragrafo citato specifica che OpenAI concede all'utente i diritti sulle uscite, sugli output generati dall'AI, incluso il diritto di utilizzare bla bla bla. Tuttavia, questa è bella, vorrei sottolineare che questo paragrafo si riferisce alla proprietà e all'uso dell'output generato dall'AI, non necessariamente ai diritti d'autore sulle opere create dall'AI. Guarda che questa valutazione è raffinata, eh? Anche perché sono degli americani qua che parlano. Già per noi europei che abbiamo il diritto d'autore, diritto morale, diritto, potremmo dire: vabbè, stai parlando dei diritti di utilizzazione, ma non del diritto d'autore in senso più nobile. Ciò significa che l'utente può usare l'output generato dall'AI, ma potrebbero sussistere ancora questioni di diritto d'autore sulle opere create dall'intelligenza artificiale. In sostanza, la questione di diritto d'autore dell'AI generativa è ancora in evoluzione, dipende dalle leggi. Vabbè, qua inizia, ritorna a sbrodolarsi. E dico: ok, la risposta adesso è più sensata. Puoi darmi qualche dettaglio in più sulle sentenze che hai citato? Mi parla, mi cita la sentenza di Naruto della scimmia indonesiana. E anche lì sbaglia, perché la sentenza della scimmia è molto precedente al 2021, quindi, e poi non risponde esattamente a quella domanda, perché parla del pubblico dominio sulle opere create da esseri non umani ma animali. Allora la punzecchio e le dico: guarda che stai rispondendo in modo incoerente alle mie domande. Anche quest'ultima domanda, anche quest'ultima risposta contraddice ciò che hai spiegato appena sopra, mi stai disorientando. Si scusa ancora, farò del mio meglio, si spiega tutta la questione della sentenza di Naruto, la riassume in modo corretto, ma poi le dico: scusa, la sentenza di Naruto quindi è quella che hai citato poco fa, marzo 2021, Corte d'Appello di Stato, o è un'altra? O ti stai riferendo a un'altra? Perché a me non risulta, sono due diverse sentenze. E mi dice: sì, sono due diverse sentenze, una è questa e una è Corte d'Appello. E gli dico: dammi i dettagli precisi di queste sentenze. E mi dice: sentenza di Naruto, parte in causa PETA contro David Slater, corretto, perché la PETA è stata diciamo, l'ente internazionale che tutela i diritti degli animali, e va contro il fotografo. La Corte d'Appello non l'ho verificata, sinceramente, credo che sia quella corretta. La data potrebbe essere
2018 perché è l'appello, quindi può essere sensato. Ma l'altra io non l'ho trovata. Sentenza questa. Parte in causa, articolo scritto da un'intelligenza artificiale contro The Halster Magazine, che è una società editrice. Anche è bizzarro che ci sia come parte in causa un articolo scritto da. La parte in causa sarà un qualcuno o una società che è andata in causa sulla base di un articolo fatto con intelligenza artificiale. E mi dice sempre Corte d'Appello degli Stati Uniti per il nono circuito. Decisione marzo 2021. Io stamattina, prima di entrare in aula, mi sono messo ancora a cercarla, non la trovo. Compito per la prossima volta. Trovare la sentenza e capire se mi ha preso per il culo, perché può essere, o se sono io che non riesco a trovare le cose bene, che può essere, magari è una sentenza che è in qualche banca dati americana, e in un, insomma, per il tipo di sentenza dovrebbe avere, anche perché Halster Magazine è un editore importante, dubito che non ci siano articoli, però compito, e poi il professore mi riferirà e darà il premio a quello che trova la sentenza. Ah, io posso stare, non è... No, io no, capito, non c'è più un'altra. A me ha senso la decisione di giudizio dell'algoritmo, perché se noi, se le ragioni sono nate in essere difficili, lo so, perché sono terze matematiche, effettivamente, quanto complesse, se noi conoscessimo tutto sugli output, idealmente per conoscere tutti i possibili output, cioè per fare la differenza che conosce il metodo. Lo so, però... No, però... Sì, sono d'accordo, però quell'output ha funzionato e ha dato quel risultato perché io mi sono messo lì a... Cioè, hai visto quanto ho dovuto spippolare per farle dire delle cose? Quindi, cioè, queste domande qua fatte da uno che non aveva la mia conoscenza avrebbero dato un output che si fermava a quella prima pappardellina, un po' da Wikipedia e basta. Dopo averla punzecchiata siamo arrivati a delle cose che sono comunque probabilmente anche queste sbagliate, ma comincia a essere un ragionamento che ha senso. Tu devi spostare queste cose nell'ambito più artistico creativo, perché qua parliamo di sentenze. Se la portiamo sul mondo della creatività in senso più nobile, è una bella sfida. Infatti è molto delicato. Grazie davvero per essere rimasti così in tanti, perché vuol dire che abbiamo trovato un argomento interessante.